Avvio, Penelope. ecco qua, siamo con la nostra Penelope Che non riesce a sarcire Wengo. Ciao Penelope. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oddio, la non nostra riesco a Penelope frizzata. Oh. Sono frizzata, sono frizzata. Non ce la fa sarcire, non ce la fa. Mi vedo come? Un po' frizzata, un po' frizzata. No, io mi vedo bene. Ecco. Io mi vedo benissimo. Ah, bene, bene. Quindi oggi faremo una stesa interessante per scoprire. Ah, bene, bene. Per scoprire se qualcuno che cui tu pensi ti illude oppure no. Ma nel Esatto. frattempo, dici chi sei, Penelope, dici chi sei. Io sono Penelope, sono una cartomante, sono un'esoterica afro-brasiliana e mi occupo di cartomanzia da 25 anni e di esoterismo anche di esoterismo anche da 30. Mi potete contattare su Instagram sull'account Quindi Penelope1. hai iniziato tardi, hai iniziato a 60 anni a fare questa roba qua. Esatto, ho iniziato a 60 anni, ma quando? Sono molti di più. Sta arrivando la teona, guardate la teona. La Teone con il suo pannolino. Anche se non era richiesta, ormai ha sostituito la frufru nelle dirette. Già, la frufru è un po' che non si vede, come mai? Si sta snobbando. Sì, la frufru è arrabbiata con me perché accarezzo la teona e quindi siamo in lite io e la frufru da un po'. Perché loro non vanno d'accordo? No, Sono nessuno di nemiche? loro va d'accordo con l'altro, sono tutte in contesa per contendersi la loro mamma. Purtroppo La loro non sono. mamma, sei praticamente, sei. Non sono una brava madre, evidentemente, se non riesco a creare un'atmosfera familiare adeguata. Max, ma mi senti? Bene, bene, raccontaci. Sì, ti sento un po' a scatti. Speriamo che come l'altra volta poi si sistemi dopo, perché sento ogni tanto perdere un po' qualche parola, come se ci fosse un ritardo. Adesso, ad esempio, ti vedo ferma, bloccata, poi non so. Io sto accarezzando la teona, ma lo noto che mi rispondi dopo un po' e quindi non so se mi senti. Sento un po' di ritardo, ma poi l'altra volta si è sistemato. Ma senti, ma raccontaci qualcosa invece sulle tue divinità. Che cosa ci dici oggi sulle tue Sulle mie divinità? divinità oggi? Sto bigiando, non le sto servendo adeguatamente, non le sto servendo tutte le settimane. E quindi le entità, come dire, mi hanno proprio espressamente detto: se non fossi tu e non ti volessimo bene, ti manderemmo a fanculo. Giustamente. Ma come mai è entrato qualche maschio? No, 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 faccio tante cose, e alla fine la casa è strutturata male. Gli orisha si trovano troppo in alto, cioè nel senso che mi devo arrampicare, devo salire su un mobile che ha, come dire, uno spazio di 10 centimetri perché io sia in equilibrio e non cada. E sono troppo in alto per me, quindi adesso sto valutando di cambiare casa proprio per metterle un po' più giù, perché le entità devono stare sopra la testa. Quindi devono stare in alto, però loro così sono molto in alto, nel senso che cioè, bisogna salire proprio sui mobili, non si può salire sullo sgabello o sulla sedia e servirle, cioè mi devo arrampicare ogni volta. E quindi questa cosa mi rendo conto che sta diventando un po' un deterrente al fatto di servirle. E quindi comunque diciamo che andrebbero sistemate meglio. Poi loro mi hanno detto che non vogliono che io venda questa casa perché vogliono che questa casa diventi un museo alla mia morte e quindi comunque È adesso vero. la terrò. Ma perché volevi vendere la casa? Non ho capito perché. Potrei vendere la casa e comprarne un'altra, però loro dicono che questa casa diventerà un museo e quindi la devo tenere. Eh no, tienila, tienila. Ti consiglio di tenerla, tienila, tienila.
Infatti, no, ma questa casa mi piace al di là di tutto, cioè ci sono proprio affezionata. Sono affezionata anche al signore che fa il kebab sotto casa, che quando a volte mi ritiro e oppure scendo, oppure vado a comprare il pollo, mi dice: "Vabbè, signora, se lo vuoi pagare, pagalo, se no non ti preoccupare." Sono affezionata a tutti in questa strada, nella strada di casa mia. È una strada di un quartiere Bene, marocchino, beh, perché ci poi si salva dai che cinesi. parlo. Come? Ah, bene. No, Dico, no. poi il kebabaro, così quando incontri il catramista sa già dove portarti, insomma. Il kebabaro, ma io catramisti ne incontro pochi. Cioè, catramisti non lo so, cioè mi piacciono, diciamo, mi piacciono solo io per catramista intendo anche, ad esempio, non so se tu sei d'accordo, Max, il bell'uomo o il bellissimo ragazzo, anche magari ricco e altolocato, che comunque non ha quagliato un cazzo nella vita sua. È un catramista sempre, vero, Max? Sì, però è difficile che uno è bello, pieno di soldi, magari intelligente e non ha quagliato niente. Cioè, Ma quagliato in che quale senso? difficile, i figli di papà che sono. Sono dei Ah, vabbè. viziati che non hanno quagliato una sera. Vabbè, quello sì, no, quello sì. Però, diciamo, uno che se fa, cioè, quagliato sentimentalmente, però se non ha quagliato, perché dovrebbe quagliare con te poi? Io ne incontro di personaggi di questo genere che sono, come dire, di famiglia buona, che avrebbero mille possibilità e non ne usano neanche una. Cioè, sono sempre catramisti quelli, secondo me. Sì, sempre catalanisti sono, certo. Giusto. Sì, perché dovrebbero quagliare con me? Non lo so, perché comunque io sono io. Brava, brava. Vabbè, ma tu non è che devi scegliere una persona di qualità, se non ha quagliato niente sarà pure un po' sfigato. Comunque. Vabbè, ma se una persona ha una certa qualità, non si trova ad un certo punto ad avere 30 anni o 40, cioè lo posso anche, voglio dire, va bene anche un trentenne per me, anzi, di solito vengo più corteggiata dai più giovani e quindi comunque sì, va bene un trentenne, però a 40 se uno non ha quagliato vuol dire che ha qualche problema per forza. Vabbè, ah certo. No, no, infatti, infatti. Cioè, dipende, dipende. Tu quanti anni hai, scusa, non ho capito. Tu hai quagliato, no? E allora? 95. E allora, non hai quagliato fino a 95? Scusa, non ho capito. Io non ho quagliato perché non voglio quagliare, perché ho bisogno della mia solitudine, del mio spazio, del mio misticismo, e nessuno mi sopporta con quattro gatti e sette spiriti. Ah, bene, bene, ma non sopportano i gatti o non sopportano gli spiriti? Tutte e due, perché non sopportano l'idea di ricevere una bella macumba se si comportano male, e poi chiaramente non sopportano anche i quattro gatti attualmente, perché comunque sono un po' tanti per gli altri, e invece per me sono comunque giusti. Cioè, è chiaro che la casa è un po' piccola, però voglio dire, no, c'è anche chi mi sopporta con i quattro gatti, però non mi piace magari abbastanza poi. No, il problema è che io sono una dai gusti molto, molto, molto difficili. E poi se un uomo soprattutto, cioè per ora diciamo mi piacciono anche le donne, però con le donne non riesco a pensare di avere una storia d'amore. E diciamo che un uomo, dicevo, diciamo che per piacermi è difficile che abbia delle possibilità, perché deve avere qualcosa da insegnarmi, perché non mi avvicino mai a persone che non sento che mi possano offrire qualcosa in termini proprio spirituali di insegnamento. E quindi capirai bene che, essendo comunque diciamo, la mia interiorità già molto sviluppata, è difficile che io possa trovare un santo o un qualcuno che comunque non so, una volontà, un mistero che comunque mi superi, e quindi non riesco a superare me stessa, e questo è il mio problema. Bene, bene. Comunque, quindi le entità sono incazzate, allora non facciamone incazzare di più e facciamo la stesa, insomma. Le entità sono arrabbiate.
Allora, sto pensando se volevo dirvi qualcosa dell'entità di Oshumare Ewa Yemanjá e poi c'è anche Yansa. Ma allora, Yansa forse non l'abbiamo mai tanto trattata. Yansa è un'entità spirituale e un orisha innanzitutto, ed è quindi un'entità, diciamo, di luce perché comunque non si cultua sul pavimento, ma si cultua appunto al di sopra della testa. E tutti gli spiriti che si cultuano al di sopra della testa sono orisha, quindi non so sono diversi dagli Eshu e dalle Pombagiras perché si sono innanzitutto. Diciamo, sono stati creati da Yemanjá, che è la mamma di tutti gli Orisha, e poi innanzitutto sono, diciamo, degli spiriti non incarnati. Invece gli Eshu e le Pombagiras hanno avuto proprio anche delle vite terrene e quindi si pongono come intermediari tra gli spiriti, cioè tra gli Orisha e gli uomini, essendosi incarnati. Diciamo che comunque questo spirito di Yansa, a cui io sono molto devota e affezionata, anzi mi vergogno a dire che sono devota perché non accendo una candela da tanto, solo che è un'entità a me molto cara e quindi mi prometto di farlo. Peraltro Yansa, una delle cose che detesta, voi dovete sapere, sono le promesse non mantenute. E una delle caratteristiche di questi Orisha è proprio il fatto, nello specifico di Yansa, che lei detesta chi parla e poi non mantiene la parola data. Quindi diciamo che adesso che ho detto che comunque sono devota, le offrirò comunque una bella candela, nonostante mi debba arrampicare. Ecco. E allora, vi stavo dicendo, i colori cioè ogni Orisha ha dei colori, ha degli o ha della associati. Diciamo che Yansa ha come colori della ghiya, cioè della sua collana rituale che si mette sia allo spirito che al Babalawo o all'Amado Santo per poter parlare con lo spirito. Quindi Yansa ha come colori il rosso granata e il giallo arancio. Quindi non un giallo paglierino, un giallo arancio che tende appunto all'arancione, però resta comunque con la conservativa del giallo. E, diciamo che il colore delle candele è sempre anche giallo arancio, le candele che si offrono come doni rituali settimanali, e poi gradisce comunque, delle offerte che sono lo spumante, dolce e anche. I cetrioli. Vabbè. Dai, Yansa piacciono i cetrioli. Quindi ricordatevi che se volete fare un'offerta a Yansa, che tipo di spirito è Yansa? Yansa è uno spirito innanzitutto guerriero, selvatico e selvaggio. Quindi è una donna che diciamo rappresenta le donne anche che non amano truccarsi, le donne che sono comunque molto, non le donne trascurate che non amano truccarsi, le donne che ne so, che vanno tanto in palestra, che hanno tante cose iperattive, le donne o gli uomini anche iperattivi, cioè perché ogni orisha maschio o femmina può essere benissimo, può appartenere tranquillamente a un tema Odu femminile o maschile. Il tema Odu sarebbe l'oroscopo Yoruba, maschile o femminile. Quindi diciamo che questo spirito va cultuato perché? Per aumentare la propria forza, la propria energia, la propria determinazione. Le si possono chiedere tantissime cose. Poi essere ascoltati dipende da tanti fattori, però le si possono fare quali tipi di richieste? Tutte le richieste che riguardano, ad esempio, l'allontanamento degli spiriti malvagi da una persona o da se stessi, cioè quindi l'allontanamento degli Eguns si chiamano, che sono questi spiriti maligni che si attaccano a noi in circostanze particolari, che possono essere, ad esempio,
l'interazione tra di noi ed una persona, diciamo, che ha dei grossi problemi esistenziali di vita, che comunque ha dei problemi che dipendono a sua volta da contaminazioni spiritiche. Quindi Ayansa si può chiedere di aiutarci ad allontanare questi spiriti negativi, che sono spiriti larvoidali, che si attaccano alle persone per, diciamo, tarpare loro le ali, per farle sentire depresse. Cioè, ad esempio, quando vi sentite eccessivamente stanchi, al di fuori dell'ordinario, e non avete una patologia fisiologica, diciamo che la depressione può essere legata a delle condizioni spiritiche anomale, quindi all'essere stati attaccati da questi egus, da questi spiriti maligni che Yansa scaccia. Infatti, uno dei suoi, diciamo, armamenti, quindi uno dei suoi doni anche che si possono offrire a Yansa quando la si ha in casa, è la frusta, diciamo, che serve a cacciare questi spiriti, che si chiama l'erueshim, quindi la frusta sacra che si ruota nell'aria per fare questa pulizia energetica, oppure la si, diciamo, la si usa addosso alle persone, non attraverso vigorose frustate, perché quella sarebbe un'altra cosa, ma comunque si usa addosso ai clienti, all'occorrenza. Quindi questo spirito, appunto, si può occupare di cacciare gli spiriti negativi, oppure si può occupare anche di vendicare dei torti subiti, si può occupare anche di aiutarvi ad uscire da una condizione comunque penosa di vita in cui non avete l'energia per affrontare, ad esempio, una situazione. Si può occupare anche di aumentare la vostra carica vitale, e anche di aiutarvi a migliorare le vostre condizioni estetiche e fisiche legate, non so, ad esempio anche proprio al grasso. Cioè, ad esempio, siete ingrassate, Yansa vi può aiutare a ritrovare l'energia per andare in palestra, per dimagrire e per sviluppare tutta la vostra muscolatura, insieme ad un altro spirito che si chiama Oshossi, che è, diciamo, il curatore del metabolismo umano, cioè laddove chiaramente si creda agli spiriti, diciamo, della magia Yoruba, della cultura afro-brasiliana. Oshossi è l'entità che, diciamo, regola il metabolismo. Quindi io spesso, quando ad esempio elaboro il profumo per dimagrire ai clienti che me lo chiedono, metto la scè di queste due entità nel profumo, che si chiamano appunto Oshossi e Yansa, uniti chiaramente ad altri ingredienti, perché i profumi rispettano sempre delle cabale numeriche specifiche. E quindi vi stavo dicendo, poi si possono anche fare richieste d'amore, però Yansa, dovete sapere, che è uno spirito che, diciamo, aveva più mariti, quindi abbiamo, come dire, il poliamore con Yansa. È difficile che, cioè, Yansa vi può aiutare, per esempio, a sconfiggere le rivali in amore o i rivali in amore, oppure vi può aiutare anche ad avere più situazioni amorose contemporaneamente. E poi, vabbè, potrei dire un sacco di altre cose, però penso che poi dobbiamo iniziare con la nostra stesa. Cosa dici, Max? Sì, iniziamo, dai, vediamo quindi se ti illude oppure no. Esatto, vediamo un po', vediamo un po'. La Teona, ma per caso te ne vorresti andare, la Teona, oppure no? Ma vi rendete conto, la Teona, che... Ma la Teona è diventata la mia ombra, dorme anche accanto proprio la notte, il suo panolino, non si può dormire così. Infatti ogni tanto la prendo e la giro perché mi mette il panolino in faccia. Allora, presentiamo i testimoni di oggi. Testimoni di oggi sono la palla cinese, le cose cinesi che palla cinese. La palla cinese, la nostra Penelope, come sapete, è un, diciamo, amante della Cina. Esatto. Peraltro io ho fatto 7 anni e mezzo di karate, intanto mi sto guardando allo specchio, ho fatto 7 anni e mezzo di karate e sono molto molto affezionata alla cultura cinese, e dovete sapere che da piccola... Karate giapponese. Karate giapponese.
l'isola di Okinawa. Shotokan, stile Shotokan, il karate tradizionale. Esatto, però il karate io l'ho fatto anch'io tanti anni, di origine giapponese, dell'isola di Okinawa. Sì, è giapponese, certo, è giapponese. No, io sono affezionata a tutta la cultura cinese, giapponese, nel senso la cultura orientale, perché comunque ha delle analogie fortissime a livello di spiritualità, sia quella cinese che quella giapponese, anche con le loro rispettive diversità culturali, certo. E quindi diciamo che questi 7 anni e mezzo, queste palline le usavamo per fare gli esercizi, c'è l'altra pallina, oggi ne ho presa solo una di palla, non le volevo prendere tutte e due come testimoni. E queste palline si usano per sviluppare i tendini delle mani, che comunque sono molto sollecitati nel karate. Sono cintura marrone di karate e poi ho smesso perché ho iniziato a ballare. E niente, quindi questa è la pallina cinese. Sì, perché sono un'affezionata, vi spiegavo perché sono affezionata alla cultura orientale, ecco. Allora, poi c'è la candela della cereria Mollà, ha un profumo buonissimo, me l'ha regalata Marianna, una mia amica carissima, al mio compleanno. È una candela che ha un profumo delizioso, veramente buonissima, la devo ancora accendere. E poi abbiamo il violino, che era una bottiglia di grappa di Omolù che ho conservato per utilizzarla con altri scopi, con altri liquidi dentro, altrimenti avrei dovuto despacciarla. E allora io direi di partire con diciamo questa stesa, se vi sta illudendo oppure no. Tatina! Esatto, partiamo! Ma com'è bella la patatina? C'è la patatina alla mia destra. Allora. Ah, non si vede. Eh sì, lo so. Non si vede perché sta qui un po' lontano. Polpetta, vuoi venire anche tu? Polpetina? Allora, vediamo. Il primo testimone, ragazzi, la pallina. Mamma mia, ragazzi, faccio una fatica a muovere le braccia oggi dopo la lezione di pole dance di ieri. Mi sento... Oddio, mi fanno male. Mamma mia. Allora. Cioè, non è che io non andassi in palestra, solo che la pole dance ti sollecita degli altri muscoli a livello superiore, certo. Perché chiaramente devi saltare sul palo. Allora, vediamo un po'. Vi sta illudendo? Per coloro che hanno scelto la pallina, sono illusi oppure questa persona a cui stanno pensando dice loro la verità? Allora, vediamo. Un numero da 1 a 22, Max. 22. Il mondo e l'innamorato. Max ha scelto l'innamorato. Vediamo un po'. L'innamorato. Teona? Ma che, per caso te ne vuoi andare, Teona? No. Cioè, ma si può, questo gatto. Allora, Max, cosa faccio? La caccio? Cosa dici? No, tienila. La teniamo, la teona. Allora. Ricordiamo il testimone, la pallina cinese. Allora, 8 di bastoni, 2 di denari. L'innamorato, il 9 di spade. Il fante di coppe, il 3 di denari. Allora, ora, non è che questa persona vi abbia detto, secondo me, delle grandi cose, cioè nel senso che si è comunque tenuta abbastanza cauta sul dire quello che prova per voi e quello che vuole da voi, nel senso che io qui ci vedo comunque delle situazioni e delle cose dette con un senso comunque di ambiguità piuttosto, quindi si è conservata questa persona un po', diciamo, si è conservato uno spazio o si è conservata uno spazio in cui poter, attraverso cui ritrattare ciò che ha detto, quindi perché ci vengono carte di ambiguità sull'otto di bastoni,
e quindi noi sappiamo che questa persona non ci sta illudendo, però comunque diciamo che non è al 100% affidabile, più che altro perché comunque si riserva sempre di dire qualcosa che comunque contraddice quello che aveva detto in precedenza, ma perché proprio è fondamentalmente indecisa su di voi, quindi c'è un coinvolgimento verso di voi, però secondo me è un pochino non relativo, però diciamo che sempre dovete adattare la stesa, ricordatevi, alla vostra situazione, perché se noi valutiamo la stesa a partire da una coppia felice e il fidanzato ti dice andiamo a vivere insieme, allora questa stesa si interpreta come? Si interpreta con il dire questa persona ti ha detto ok, andiamo a vivere insieme, però ha delle riserve che comunque non ha espresso totalmente, perché c'era un due di denari con l'otto di bastoni, e dice aspettiamo, valutiamo un pochino con calma, perché la stesa inizia col nove di spade, il fante di coppe e il tre di denari. Quindi a seconda, diciamo, della situazione di partenza c'è una soluzione della stesa, un'interpretazione più o meno positiva o negativa. Se per esempio voi non vi state per niente vedendo con questa persona e scegliete questa stesa, faccio quest'altro esempio, questa stesa vuol dire che questa persona si riferisce comunque al passato, perché non essendo voi in contatto adesso con questa persona, questa stessa la dovete riferire al momento in cui eravate in contatto, e questa persona comunque vi parlava dicendo delle cose che provava, ma con delle riserve, e quindi queste riserve poi si sono sviluppate in senso negativo, e quindi questa stessa, se voi la riferite a quella persona che non vedete più, noi la dobbiamo interpretare come un dire c'era un sentimento comunque vero alla base, però c'erano delle situazioni non descritte correttamente che vi hanno allontanati, e la base era positiva, ma comunque sono intervenuti dei fattori. Quindi sulla base di questo, questa stessa vi può essere utile per pensare, ma io qual è la mia responsabilità in quello che ho fatto, per cui questa persona diceva delle cose vere, ma poi ad un certo punto si è allontanata? Può essere che anche voi abbiate una responsabilità, e la vostra responsabilità, ricordatevi, che non sempre è negativa, può essere semplicemente che, come dice Max in molti video, possiate aver dato troppo gradimento alla persona e aver fatto troppe cose rispetto a quelle che avreste dovuto, ad esempio, oppure può essere anche che avete sbagliato a rompere i coglioni per la gelosia, faccio per dire, e quindi magari questa persona diceva voglio andare a vivere con lei, questa però magari mi rompe i coglioni da morire dalla mattina alla sera per cose che non faccio, se magari ho messo un like a una. Cioè, quindi ragazzi, dovete un attimo capire come interpretare la stesa. Detto questo, io cerco ogni tanto di inserire questi piccoli excursus interpretativi, perché io capisco che fare un interattivo non è semplice da applicare alla propria situazione, quindi cercate di ingegnarvi e di, come dire, di applicare le carte non a quello che voi vorreste sentirvi dire, ma a quello che effettivamente può essere, può rappresentare la stesa. Quindi allora, a parte questo, andiamo avanti su quello che questa stesa vuole significare. Ammazza, oggi sto logorroica, Max. Non mi sono fermata un attimo dal parlare. Allora, vi stavo dicendo, questa stesa che cosa vuole significare in più? Cerchiamo di girare un'altra carta sull'idea se vi sta illudendo o no. Un numero da 1 a 21. Max? 4. Che poi Stella Marina ti dice che dormi. No, ma è in ritardo, senti in ritardo la voce, per quello è rincoglionito. Lo dobbiamo spiegare a Stella Marina che senti in ritardo la voce. Allora, c'è la ruota della fortuna, il 10 di bastoni, il 6 di coppe e il 10 di coppe. Allora ragazzi, questa persona non vi sta illudendo,
se voi vi comporterete nel modo giusto, se sarete capaci di non cagare il cazzo, se sarete capaci di fare le cose per bene, così come, non esattamente come le state facendo, ma un pochino cercando di capire meglio la persona che avete di fronte, io penso proprio che questa situazione si evolverà in bene e che le parole belle che può avervi detto questa persona verranno coronate da un successo che rappresenta un cambiamento positivo, favorevole a quello che voi desiderate, perché comunque, nonostante queste riserve che ha questa persona, secondo me questa persona comunque vi vuole nella sua vita. C'è comunque una carta di affinità, una carta di accordo, c'è la carta della casa, vuole comunque vivere la vostra presenza e il dialogo anche con voi. Secondo me avete delle buone possibilità. Relazionate la stesa a come voi sapete, cioè non a come voi sapete, cercando di adattarla alla situazione, e comunque questa persona, sia che voi siate in contatto che voi non siate in contatto, vi posso dire che se non siete più in contatto, vi ha amate e avrebbe voluto davvero qualcosa con voi. Se siete ancora in contatto, vuole anche qualcosa di più, anche se ad esempio non siete fidanzati. Questa è una persona che vi sta valutando, è una persona che se voi entrate in maggiore affinità oppure sollecitate di più il coinvolgimento, le emozioni, questa persona ha un valore poi anche nel tempo. Quindi secondo me dovete ragionarci sopra, come direbbe Crozza che imita Zaia, ragionateci sopra. Ok. Quindi cercate di, come dire, di adattare meglio la vostra vita a lui o a lei, perché ce la farete ad avere un'unione felice, secondo me. Tra l'altro anche dopo un periodo magari in cui non vi vedete tanto, perché c'è un 6 di coppe con il 10 di coppe, quindi ritroverete un'affinità se fate le azioni giuste. Io direi che sono stata anche troppo positiva per i miei gusti, possiamo passare alla prossima stesa. Io mi gratto perché ho tutti i peli di tatina, di polpetta e la polvere. Si direbbe che Penelope ha bisogno di un aiuto. Dici prima chi sei. Io sono Penelope, sono una cartomante, sono un'esoterica e una religiosa afro-brasiliana. Mi potete contattare su Instagram sull'account Penelope Wengo. Mandatemi una richiesta se non siamo già amici e io appena la vedrò vi risponderò e volete sapere, cioè se volete un consulto, un rituale, un profumo, ditemi che cosa vi risponderò appena vedo la richiesta, perché purtroppo ricevendone tante escludo tutte le richieste in cui mi si dice magari soltanto che si vuole parlare, perché devo rispondere già a tutti gli altri. Quindi cercate di dirmi quello che volete, così io vi rispondo in modo più rapido. E allora passiamo alla prossima stesa, Max. Oh yes. Oh yes. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Teona, ma proprio tu non ne vuoi sapere di andare via dalla tua mamma, vero? La Teona? La Teona? Il secondo testimone è la candela di Marianna. Me la sniffo un sacco. Non posso farvi sentire il profumo di questa candela, ma vorrei con la mia mente. Allora, diciamo che sa di sandalo e ambra, però mentre nel profumo che mi ha regalato Marianna si sente più il sandalo, nella candela si sente più l'ambra e la vaniglia. Quindi molto molto buona, molto buona. La candela profumata. La Teona, la Teona. Vediamo la Teona cosa ne pensa della candela. La Teona e la candela. La stanno usando comunque la candela. Ti piace questo profumo, Teona? Non lo so, non ha molto da dire la Teona. Allora, vediamo, vediamo un po'. La candela, che cosa vuole dirci? La candela di Marianna. Stanno illudendo la persona
a cui pensano coloro che hanno scelto la candela, cioè coloro che hanno scelto la candela di Marianna sono illusi da colui o colei a cui stanno pensando. Un numero da 1 a 22. 1. Il matto e la temperanza. La morte. Supercalifragilisticexpialidocious. Solo se ci credi avrà un successo strepitoso. Allora, questa morte, questa è la canzone che mi ha chiesto di cantare Fioretta Mauri quando sono andata a fare il provino per amici, quando ero giovane, che tra l'altro non volevo fare io per me stessa, ero andata ad accompagnare una ragazza che voleva fare la ballerina quando avevamo 18 anni, 20 anni, e questa ragazza poi non è stata scelta e invece a me mi hanno scelto che non... Non avevo nessuna intenzione di partecipare a niente. Pazzesco. Hai partecipato? No, poi... Allora, tu pensa che eravamo 5.000, mi ricordo ancora, 5.000, io facevo parte della categoria attori, e poi da 5.000 ne hanno scelti 35. Io ero tra quei 35, ma poi, insomma, avevo detto che non volevo partecipare a niente, non mi hanno chiamato, non mi hanno proposto niente. Però, insomma, dai, su 5.000, 35 vuol dire che non ero proprio da buttare. Mi ricordo che ho recitato un monologo di Dino Campana, che era La sera d'amore di Viola, che è comunque un testo di Dino Campana che ha scritto pensando ad una donna con cui faceva l'amore. Era un testo bellissimo. Dino Campana mi piace tantissimo come poeta. Ah, penso te. Sì. E poi, insomma, lei mi disse, sì, va bene, ok. E poi mi disse, dai, ero vestita con un cappello con la veletta, ero tutta matta. E mi disse, dai, cantami Mary Poppins. E insomma, le piacque tantissimo e mi disse che dovevo fare teatro. E così, è vero. Allora. Allora, la morte, l'asso di coppe e il 9 di spade. Allora, siamo di fronte ad una persona drammatica, che sia uomo o donna, ha proprio un pessimismo cosmico e una sua business proprio tutta da cambiare, perché un po' è una persona continuamente indecisa, che soffre per amore, soffre per il lavoro, soffre per se stessa, soffre per qualsiasi cazzata esistente. Quindi è una persona che io proprio... Va di retro Satana, io allontanerei subito. Però se voi comunque ci state a pensare, vuol dire che amate anche voi il dolore e siete sadomasochisti. Allora, questa persona, a parte i semischerzi, possiamo dire che effettivamente è una persona che o vive una situazione realmente pesante nella sua vita e quindi questo pessimismo viene da... Una sua emotività disturbata dalla vita reale, oppure questa persona esagera nelle sue considerazioni e quindi non si spinge a dirvi delle cose neanche che vi potrebbero illudere, anzi è talmente distruttiva che io qui vedo una disillusione piuttosto che l'illusione, cioè una persona distruttiva che anche se pensa, anche se vede una situazione magari più positiva, tende a distruggere quello che di buono c'è nelle situazioni. C'è il matto con la temperanza al taglio, che significa comunque che ha una confusione mentale sulla parola, che può dire una cosa e poi contraddirsi, che può pensare una cosa e poi dirne un'altra. Insomma, io non ho ancora capito perché avete scelto questa persona. Però contenti voi, ecco. Diciamo che non vi sta illudendo, vi sta disilludendo, secondo me. Ditemi un numero da 1 a 21. 21. Il matto, la morte e il matto. Questo, a meno che non fa il mago, lo dovete mandare a fanculo. Urgente proprio. Vabbè.
Allora, ragazzi, la morte e il matto si riferiscono ad una persona che non è capace proprio di coerenza. Quindi, secondo me, non vi ho detto, non vi sta illudendo, è proprio disastrato o disastrata mentalmente. Quindi quello che vi potete aspettare da lui o da lei sono situazioni balzane che potete vivere in modo discontinuo e quindi ha una sua coerenza nell'incoerenza, nel senso che questo o questa ragazza non è una persona che vi può dire qualcosa che rappresenta la stabilità, piuttosto magari vi può dire una cosa e poi il giorno dopo magari dirvi il giorno prima ti amo, il giorno prima ma io non so se ti amo, cioè, o dire no, ma è cambiato qualcosa tra di noi. Cioè, una persona che comunque non ha coerenza, quindi non è neanche cattiva, cioè da dire. È una persona che vi vuole illudere, è una persona di cui già potete capire il comportamento già solo analizzando delle piccole cose che lo rappresentano o la rappresentano, perché io non ci vedo cattiveria nel senso di manipolazione, non è una persona che vi sta manipolando, è una persona che semplicemente attraverso i suoi casini personali, mentali o concreti può portare un grave disordine nella vostra vita reale e spirituale. Quindi è una persona che secondo me dovete decidere, dovete fare una scelta se averla nella vostra vita col contagocce, cioè cercando di dargli o darle un ruolo giusto, oppure se allontanarla perché comunque non ci vedo un buon risultato. I migliori risultati con questa persona li potrei vedere solo a livello di passione, che comunque è supportata da carte un pochino fredde, quindi diciamo che io non mi aspetterei una storia d'amore tranquilla con lui o con lei, perché è una persona legata, secondo me, o all'eccessivo idealismo, quindi non riesce a trovare una persona che corrisponda al suo ideale e vi mette sempre in confronto con qualcosa che voi non avete o che potreste avere o che potrebbe essere. Oppure una persona che confronta la vostra figura con il passato e che quindi è una persona che comunque non è andata avanti nella sua vita. In ogni caso, il risultato, cambiando l'ordine degli addendi, non cambia. Questo è quello che dico io. Esatto. Bene. Quindi Allora. passiamo alla terza. Esatto, bene o pene? Penelope. Raccontaci chi sei, Penelope, raccontaci chi sei prima di passare alla terza stesa. Io sono Penelope, sono una cartomante, sono una religiosa e un'esoterica afro-brasiliana, mi occupo di cartomanzia e di esoterismo da 25 anni, di cartomanzia da 30 di esoterismo e mi potete contattare sull'account Instagram Penelope WENGO, Penelope Wengo, tutto attaccato, e attraverso, diciamo, le carte, altri oracoli, attraverso la magia, riusciremo a migliorare la vostra vita, chiarire i vostri dubbi e mi raccomando, mandatemi una richiesta. Appena la vedrò, io vi risponderò. Specificate nella richiesta che cosa desiderate affinché io possa sapere cosa rispondere. Va bene? Questo è il testimone della terza stesa. La bottiglia di vino, di grappa, anzi, scusate, la bottiglia a forma di violino. Allora. Lateona, vuoi dirci qualcosa, Lateona? Bene. Lateona? Madonna, Lateona, quanto è bella Lateona. Quanto è bella. Allora, facciamo la terza stesa. Lateona. Strano che non hai mugugnato, perché di solito quando la sposto strilla come una matta. Allora, vediamo un po'. Bene, non ti sento più. Vediamo un Ci po'. sono! Ah, eccolo qua, vai, vai. Cosa? Oddio, sono cadute tutte le carte. Max, tu soffri di allergia ai pollini durante la primavera o no? No, No. per adesso no.
Se non hai mai sofferto, allora va bene. Allora, la bottiglia di violino. Allora, il carro e la morte, un numero da 1 a 22. Max? Sì, numero 6. 3, 4, 5 e 6. Allora, il carro e la morte, il giudizio abbiamo. Vediamo se vi sta illudendo oppure no. Cavaliere di coppe, 4 di denari. Allora, il giudizio, il cavaliere di bastoni, la regina di bastoni, il 9 di coppe. Io direi che questa persona no, non vi sta illudendo. Per niente, anzi, secondo me questa persona vuole avere un rapporto futuro anche più profondo con voi. Chiaramente, se questa stesa si riferisce a persone che adesso non hanno più un rapporto, vuol dire che questa persona vi amava, cioè voleva stare con voi e che voi non avete capito una sega. Allora, oppure l'avete capito e comunque le cose non sono andate bene. Diciamo che sulla base del la base del sentimento qua c'è assolutamente e in modo molto chiaro, perché comunque questa persona, secondo me, vorrebbe proprio stare insieme a voi o vorrebbe rivedervi. Quindi secondo me sulla base di questo o sarete ricontattati da questa persona perché non vi ha illuso, perché aveva un reale sentimento, oppure semplicemente quando la rivedrete, avrete occasione di rivedervi, rinascerà un qualcosa. Questo se non vi state vedendo. Se vi state vedendo, queste carte garantiscono buoni sentimenti da parte dell'altro e il desiderio di essere in grande affinità di coppia, perché le carte sono dello stesso seme e quindi abbiamo un bel cavaliere di bastoni con la regina di bastoni accanto, che testimonia il fatto che per questo cavaliere di bastoni e viceversa per questa regina di bastoni, l'altro è molto importante e che sente un'affinità che comunque supera i rapporti, diciamo, solo basati sull'opportunismo. Quindi vuole stare con voi, vuole sentirvi vicini, pensa che avete delle grandi affinità, siete importanti. Vediamo il numero da 1 a 21 e vuole tra l'altro anche cambiare delle cose che non vanno bene in direzione di un miglioramento. Un numero da 1 a 21. Uno. Il 9 di coppe, l'eremita. Il 6 di bastoni, il 7 di bastoni, il fante di denari. Allora, queste carte descrivono comunque il fatto, sì, che proprio c'è una grande serietà da parte di questa persona. Quello che potrei, e c'è anche il desiderio di presentarvi a qualcuno di importante per lui o per lei. Quello che potrebbe soltanto essere una nota un po' stonata di questa stesa è il fatto che in queste carte c'è un po' una tendenza all'introversione ad un certo punto di uno dei due membri della coppia e c'è una tendenza anche un pochino all'appiattimento. Quindi laddove uno dei due non offre degli stimoli all'altro, dei punzecchiamenti, degli stimoli anche proprio secondo me fattuali, nel tempo il rischio è quello di vivere un rapporto che perde di intensità e di trasporto amoroso sessuale. Quindi è come se questa relazione è talmente bella, talmente profonda, talmente basata sull'accordo che si potrebbe poi nel tempo perdere la spinta erotica e diventare un qualcosa di più, diciamo, più fraterno, più affettuoso. E quindi il rischio è quello di fare meno sesso, di avere, diciamo, delle cose, degli obiettivi comuni,
ma quello, diciamo, di distaccarsi un po' fisicamente. Secondo me, comunque, queste carte successive possono indicare questo, possono anche indicare un'altra cosa. Ad esempio, possono indicare un distacco fisico tra di voi che rappresenta magari il fatto che vivete lontani e che non avete modo di avere una continuità nel vedervi. Quindi a fronte del fatto che questa persona è innamorata, secondo me, e vi vuole come compagni, c'è però questo ostacolo che è la discontinuità del rapporto, in cui comunque i messaggi non sono di una qualità che equipara gli incontri. Quindi quando magari state insieme state bene, quando vi allontanate la qualità della messaggistica tende a raffreddare il rapporto e quindi si perde quella componente che voi sperimentate invece di persona, in cui sembra che state benissimo e poi quando tornate ognuno a casa sua vi dite sì, ma allora se siamo stati così bene, perché poi non mi scrive o mi scrive poco o mi scrive solo buongiorno e tutte le cose che dite di questo genere? E quindi diciamo che questa stesa ci può dare varie soluzioni. Mi raccomando, cercate di applicarla al vostro caso. Bene. Dici chi sei, Penelope? Io sono Penelope, sono una cartomante, sono una religiosa afro-brasiliana e mi occupo di magia da 30 anni. Mi potete contattare su Instagram sull'account Penelope Wengo, Penelope WENGO, e io saprò offrirvi una soluzione per i vostri problemi o per i vostri dubbi. Contattatemi inviandomi una richiesta specificando quello di cui avete bisogno e io vi risponderò non appena la vedo. Penelope Wengo, Penelope WENGO. Va bene, ciao Penelope, alla prossima, grazie.